Adesso ne facciamo una crema di friarielli, salsicce e provola. Prima di mangiarla già sta dicendo sentenze. È Barilla, guardami, è Barilla. Beh, adesso lo scopriamo. Signori, oggi non sarà un video dove andremo a fare una pizza. Proverò a cuocere la pizza nel forno a legna. Oggi, signori, c'è una sfida. Oggi sfideremo due realtà. Oggi sfideremo due mondi. Oggi sfideremo due prodotti. Oggi sfideremo la farina Barilla contro la farina Caputo. Amici, buongiorno, bentornati in un nuovo video. Questo video nasce da dove? L'altro giorno ho caricato una pizza nelle storie dei miei social, su Instagram, su TikTok, tutto quello che volete, dove ho fatto la pizza per la mia famiglia. Una ragazza mi ha fatto i complimenti, mi ha commentato che era bellissima e mi ha chiesto che farina avessi usato e che farina potesse usare lei. Io le ho detto che sono solito utilizzare una Caputo Nuvola, o comunque, come vedete, il pacco da 25 kg ne è la prova che utilizzo maggiormente quella. E mi ha detto: ma io non la trovo, non riesco a utilizzarla. Fa: secondo te posso utilizzare una farina comune? Fa: io in casa ho una Barilla. Io lì per lì, appena me l'ho detto, bomba. Questo video, amici, non sarò io il giudice a giudicare le pizze, ma sarà Manuel, un mio carissimo amico che avete già visto sul canale più e più volte. Manuel, che ha fatto il pizzaiolo per 5 anni in una pizzeria del suo paese, dove non fanno pizze napoletane, però è un ragazzo che pizze ne ha mangiate, diciamo che ne sa, gustativamente parlando, secondo me più di me. Oggi andremo a fare due impasti. Lui arriverà tra un po', io adesso mi porto avanti, faccio gli impasti, li faccio lievitare, fermentare, tutto quello che volete. Apro e chiudo parentesi, sarà una pizza che faremo in 4 ore, quindi sarà una pizza che faremo in giornata. Sarà una pizza che io andrò a utilizzare l'esubero di lievito madre, ma non vi preoccupate, nel corso del video vi dico, se non avete il lievito madre, che cosa utilizzare e come utilizzarlo, vi dico tutto quanto. Le andremo a mettere nelle due bacinelle, le faremo fermentare, Manuel stasera arriverà, mi darà una mano a cuocere, a stendere le pizze, a fare le pizze, tutto quanto, e alla fine gli chiederemo di dare dei voti a queste pizze e di andare a riconoscere secondo lui qual è Barilla e qual è Caputo. Cominciamo subito con la lista della spesa, prepariamo il campo di battaglia e lista della spesa. Ma amici, prima della lista della spesa, come ogni volta, vi volevo ricordare semplicemente di supportare video e contenuto con un semplice like, dovete fare solo così sul telefono, un commento dove mi scrivete la prossima sfida che potremmo fare, che sia in campo cottura, che sia in campo sfida di cibo in generale, che sia quello che la prossima sfida, il prossimo versus che potremmo fare, e ad iscrivervi al canale accendendo la campanella per non perdere i prossimi video. Vi ringrazio infinitamente del supporto che mi state dando, quindi grazie di cuore. Lista della spesa. Allora amici, gli ingredienti che utilizzeremo sono: per il team Caputo abbiamo 600 grammi di tipo Nuvola, 6 grammi di malto, 2 grammi di lievito di birra, 430 ml di acqua, 15 grammi di sale e 2 grammi di zucchero. E nell'angolo sinistro, per il team Barilla, abbiamo 600 grammi di farina Barilla, sempre 2 grammi di lievito, 6 grammi di malto, 15 grammi di sale e 2 grammi di zucchero e 430 ml di acqua. Il nostro prefermento, la nostra base, saranno 360 grammi di esubero di lievito madre, che andremo a dividere 180 grammi per la Caputo e 180 grammi per la Barilla. Cosa potete fare se non avete il lievito madre? Potete andare a fare una biga. Questo però che cosa cambia? Cambia il discorso che la pizza non sarà più in giornata, ma dovrete cominciare a farla il giorno prima. Ci mettete veramente 30 secondi. Dovete mettere in una terrina 120 grammi più o meno di una farina con un W di 280 o una Manitoba, comunque una farina che vi resista alle 20-24 ore di fermentazione, 55 ml circa di acqua più o meno e 1,2 grammi, poco più di 1 grammo di lievito di birra. Mescolate ottenendo degli straccetti brutti da vedere, coprite e fate fermentare. L'ideale sarebbe a una temperatura tra i 18 e i 20, massimo 21 gradi, cosa che difficilmente c'è, per un 18-20 ore. Se non avete una stanza 18-20 gradi, che cosa potete fare? Calate leggermente la quantità di lievito, quindi passate da 1,2 grammi a poco meno di 1 grammo, vi direi, mescolate e la lasciate a temperatura ambiente. Chiaramente se ci sono 34 gradi comunque cercate la stanza più fresca, la conservate lì e l'indomani mattina la andate ad aggiungere dopo aver fatto l'autolisi. La prima lavorazione che andremo a fare, che io sono solito fare, sarà un autolisi alla nostra base, che sia farina Barilla che sia farina Caputo. Gli andiamo ad aggiungere 280 ml dei 430 che abbiamo, mescoliamo, uniformiamo tutto quanto. Quando avremo una sorta
sorta di biga, tra molte virgolette, o straccetti di pasta, che tutta la farina sarà chiamata in causa, copriamo e lasciamo riposare al fresco per un'oretta. E facciamo lo stesso con la farina Barilla. Io andrò a utilizzare uno scarto di lievito madre, un esubero. Andandolo a lavorare come vi voglio far vedere io, avremo comunque un prodotto che performerà, non vi dico tanto quanto una madre a rinfresco, ma performerà bene, ci darà comunque un prodotto che ci renderà soddisfatti. Quando sarà passato mezz'ora dalla nostra inizio dell'autolisi, quindi è mezzogiorno, a mezzogiorno e mezza, che cosa facciamo? Prendiamo la madre, possiamo dividere o fare 180 o 180 o fare 360, cambia poco, poi andiamo a dividere il totale. La mettiamo a bagno in acqua calda più o meno 40 gradi con un cucchiaino di zucchero all'interno, gli facciamo fare un bagnetto, questo andrà a svegliarla e farà l'effetto del caffè per noi alla mattina. La lasciamo all'interno per un quarto d'ora, 20 minuti. Passato questo tempo la strizziamo dall'acqua in eccesso e la portiamo in planetaria con le fruste. In planetaria andiamo ad aggiungere l'acqua rimanente di entrambe le soluzioni, perché questa qua sarà la madre per tutti e due. La montiamo con le fruste ottenendo una vera e propria crema e successivamente la andiamo a ridividere in due, perché sarà una parte e una parte. Quindi fatte queste due lavorazioni qui, vi dico cosa fare tra un po'. Signori, cominciamo a impastare. In macchina mettiamo il nostro preimpasto, tutto quanto. Cominciamo a lavorare tranquilli in prima velocità e tra un po' entriamo col sale, con lo zucchero e successivamente con la nostra crema di lievito. Dentro con sale e zucchero e cominciamo piano piano con la nostra crema di lievito. Mi raccomando, solito discorso, aggiungete la successiva quando la precedente sarà assorbita. Questo è il nostro impasto Barilla, che ha una bella maglia. Ti do giusto un giro di pieghe e facciamo l'altro. Sale e zucchero e cominciamo con la nostra soluzione. Ultimo goccio d'acqua, l'impasto come vedete è bello incordato, maglia perfetta, via. Pirlatina veloce, facciamo riposare, adesso spezziamo. Signori, adesso che le abbiamo fatte riposare, le avrò fatte riposare un quarto d'ora, 20 minuti più o meno, vado a dividerlo più o meno da ogni massa, che sia Barilla, che sia Caputo, salteranno fuori 4 pizze da più o meno 280, massimo 300 grammi di impasto, al massimo, sto sui 290 solitamente. Li vado semplicemente a pirlare, gli do una pirlatina veloce e li vado a dividere in due cassette. La cassetta sotto, quindi quella senza coperchio, quindi quella sotto, è Barilla. La cassetta sopra è Caputo. Quando andremo a stenderle successivamente, io non dirò quale una e quale l'altra, e andremo a far assaggiare a vedere se sentirà differenza. Una cosa che vi dico, che ho notato, è che si sente proprio nell'impasto della farina, quello fatto con la farina Caputo, che è molto più forte, molto più elastica, come state vedendo adesso da video. Andando a tirare l'impasto, l'impasto è proprio forte. Adesso le andremo a fare crescere. Io che cosa faccio? Le tengo, non vi dico a temperatura ambiente perché è caldo, vado di là con l'aria condizionata, per un 3-4 ore più o meno, in teoria, o perlomeno anche in pratica nelle ultime volte, in 3-4 ore le pizze raddoppiano. Fatto questo, in base a come sono messo io fuori con la temperatura del forno, decido se metterle più o meno in frigo, più in modo che sia un po' più lavorabile l'impasto dopo, questo perché non ho una grande mano io. Ci vediamo tra un po'. E ci vediamo tra un po'. È arrivato l'assaggiatore, il forno è in temperature, adesso cominciamo con le prime due, io non gli ho detto quali sono, lo sappiamo solo noi. Cuociamo le prime due, le faremo margherita, poi le altre due le andremo a fare di gusti differenti e successivamente vedremo l'assaggio se riconosce se sarà della Caputo o se sarà di Barilla. Andata. Allora, le pizze alla fine le ho tenute 4 ore in sala, quindi con l'aria condizionata, e quando sono raddoppiate le ho messe in frigo per gestire quanto meglio l'arrivo. Sei in gamba! Secondo me ci siamo già, Allora, il fatto che non sia tonda è un mea culpa. Allora, adesso è bella, Cornicione c'è. Adesso c'è l'assaggio. Io non vi dico neanche a voi qual è. Lo so solo io e glielo andrò a dire alla fine. Adesso tu l'assaggi. Sei di parte però. No, io sono di parte. Io so qual è. Io non dico, io non ti do il mio giudizio. Sei tu che me lo dai. Allora, la Barilla c'ha 11 grammi di proteine. E il gioco dove sta? Il gioco sta che in un prodotto a lievitazione, comunque fermentazione così breve, 4 ore, mi verrebbe da dire a logica che è più ideale una farina debole, tra virgolette, o perlomeno meno tecnica, che in teoria al morso dovrebbe avere meno tenacità e meno elasticità. Questo è un preconcetto mio, non so neanche
esattamente se è giusto. La cosa adesso è fargliele sentire tutte e due e dire effettivamente se il mio pensiero può avere un fondamento di verità o no. La Barilla, se ne ha di meno, dovrebbe essere più scioglievole al morso. La Barilla è più debole. Vado. Vai. E a conferma della cosa ti dico che io quando ho fatto buona il primo e il secondo, i due impasti, chiaramente nell'impasto caputo notavo una tenacità molto più forte. Io a scatola chiusa senza ancora aver sentito l'altro ti direi già che questa è la Barilla. Perché? Perché? Perché si scioglie, sembra burro. Ok. Vedi che non hai bisogno di masticarla. No, infatti è molto scioglievole. Quante proteine aveva l'altro? Mi pare tra le 12 e mezzo e le 13 e mezzo. Mi pare. 12 e mezzo sicuro, di più non mi ricordo, ti dico la verità. Adesso facciamo l'altra. Signori, c'è stato un cambio di programma. Sì, nella seconda che abbiamo provato era il contrario della prima. Era molto più... tosta a masticare, sì, e quindi sono in dubbio. Cambia la tua decisione, rimane la prima Barilla, rimane la prima Caputo, cosa dici? Devo sentire prima l'altra. Ok, ok. Sentiamo l'altra e poi posso dare il giudizio finale. Ok, adesso ne facciamo una crema di friarielli, salsiccia e provola. Friarielli fatti in padella, sale, olio e peperoncino. Friarielli, scorza di limone, non di Sorrento, amici napoletani se ne avete, i fili di peperoncino che vanno a ricordare la piccantezza data alle cime di rapa. Questo è sempre il target di prima, sempre la stessa pizza di prima. Che bella maculatura che abbiamo. Allora, le pizze sono ancora molto da migliorare, non siamo due pizzaioli, lui l'ha fatto per qualche anno ma non trattava questo prodotto. Io, come vi ho detto, il forno a legna l'avrò acceso 10 volte, neanche. Quindi, amici napoletani, perdonateci se vedete tanti errori, ma sono gli errori che faranno crescere le persone. E mo la mangiamo. Ma mangiamo. Buona. Il limone lì ci stava da Dio. E abbiamo messo la scorzetta di limone, che in tutti questi sapori, tra la decisione della cima di rapa, il piccante, il grasso della salsiccia, secondo me la va a concludere. C'hai ragione. È Barilla questa, 100-100. Quindi l'accendiamo. Prima di mangiarla già sta dicendo sentenze. È Barilla, guardami, è Barilla. Beh, adesso lo scopriamo. Allora, una considerazione che ti faccio è che, essendo stata in frigo, pensavo fosse molto più tenace e invece si apre. A prova del fatto che è Barilla. Vai, te la faccio, vai. Che dici? Mi piaceva più l'altra. Perché? Un sapore meno intenso la farina. È vero. L'altro sentivo più pane, più biscottato. Questa non... non dice niente. Quindi rimane la tua idea? Ovvero che questa è Barilla, come avevi detto io prima? Dico che questa è Barilla. Sicuro? Sì. Ok. Anche io preferivo la prima. E la prima versione. Questa la sento piatta. Non ha emozioni, sì, secondo me. In bocca senti solo pomodoro e mozzarella. Confermo. E quindi cambi di nuovo giudizio? No, no, è questa, vecchio. È Barilla, 100%. Commentate anche voi se secondo voi la prima era Caputo o la prima era Barilla. Vediamo alla fine del video. Sinceramente non l'ho ancora caputo. Momento, momento conclusioni. La prima pizza che abbiamo mangiato. Io da quello che dici capisco se è Caputo o Barilla. Le prime pizze che abbiamo steso, cos'era? Caputo o Barilla? La prima Caputo. Sicuro? Sì. Oh, bravo. Non, era così. Prima era Caputo, questa era Barilla. Allora, vi dico la verità. A livello di impasto, a livello di stesura, questa ha performato meglio. Nel senso che era più lavorabile, era più morbida, era più tutto. Però quello forse anche per il quantitativo di proteine che è interiore. Sì, perché è un impasto, una farina meno tecnica, è una farina meno forte, chiaramente ci sta. Però personalmente, che a questo punto non è personalmente, ma è personalmente in due, oggettivo, per quanto ne sappiamo poco di pizza, siamo bravi solo a mangiarle, onesto, non mi aspettavo minimamente ci potesse essere una differenza così tanto di pizzone. Siamo arrivati alla fine del video, io spero che possa essere stato di vostro gradimento, che vi abbia intrattenuto e che questo genere di video diverso dal solito vi abbia potuto interessare. Prossimo video che voglio fare, glielo spoilerò. Sì. Voglio fare Oni
versus forno a legna, a vedere se ci sono effettive differenze, a vedere se si sente il profumo del legno, a vedere comparazioni. Signori, ci vediamo al prossimo video, vi ricordo solamente di supportare video contenuto con un semplice like, dovete fare così sul telefono, campanella, commentare, mettere like, commentare se avete, se ci avete preso o no con le farine, con le pizze, e ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e rimanere aggiornato con quegli scorci. Ci vediamo alla prossima, ciao.